Oggi parliamo di anonimato e in particolare di come si fa a essere anonimi online. L'anonimato può essere inteso in diversi modi. Ad esempio, posso non voler rivelare la mia identità, oppure l'identità del destinatario di un messaggio di posta elettronica, oppure la mia ubicazione geografica. A ciascuna forma di anonimato corrispondono strumenti e soluzioni per ottenerla, anche a seconda dell'obiettivo che ci spinge a voler essere anonimi. Oggi abbiamo con noi Luca Viganò, professore al King's College di Londra. Ciao Luca. Ciao Federica. Come si fa a essere anonimi online? Allora, per essere anonimi online esistono diversi strumenti che possiamo utilizzare, ma fondamentalmente il problema di fondo è che le persone spesso non capiscono come funziona davvero l'anonimità e pensano che sia possibile essere anonimi da soli. L'anonimità, invece, è una proprietà di sicurezza che si può ottenere solamente se ci sono tante altre persone che allo stesso momento stanno facendo la stessa cosa. Ovvero, fondamentalmente, si è anonimi solamente all'interno di una folla. Ad esempio, le nostre mail possono essere anonime se nello stesso momento ci sono tante altre mail che vengono distribuite, in modo che un attaccante, qualcuno che è interessato a sapere con chi stiamo comunicando, non sia in grado di seguire quella singola mail. Un modo per spiegare questo concetto di anonimità è ad esempio quello di fare riferimento a dei, fermi culturali che le persone hanno. Ad esempio, io spiego spesso ai miei studenti l'anonimità attraverso una scena del film Spartacus. In questo film Kirk Douglas interpreta Spartacus, che è un gladiatore che assieme ad altri gladiatori, assieme ad altri schiavi, combatte contro l'impero romano, fa partire una rivoluzione. Gli schiavi, i gladiatori, vengono catturati, presi prigionieri dai soldati dell'impero romano, e a questo punto viene offerta loro la libertà in cambio dell'identificazione della persona vivente o del cadavere di Spartacus. Kirk Douglas, Spartacus, che è ancora vivo, fa per alzarsi, ma immediatamente tutti i suoi compagni che cosa fanno? Si alzano e iniziano a dire: io sono Spartaco, io sono Spartaco, io sono Spartaco, io sono Spartaco. Tutti lo dicono. A quel punto Spartacus è anonimo, perché se tutti dicono di essere Spartacus, ai generali dell'impero romano non resta che ucciderli tutti, perché tutti potrebbero effettivamente essere Spartacus. Questo è un concetto di anonimità, un insieme di persone che dicono, fanno la stessa cosa. Beh, la scena del film è chiara e esprime l'idea che tu volevi trasmettere, però a quale operazione, a quale azione che un utente oggi può fare online corrisponde questa scena del film? Perfetto, esistono diversi strumenti che consentono di realizzare questa folla di persone che dicono di essere Spartacus. Ad esempio esistono degli strumenti che si chiamano reti di mix oppure l'onion routing, che consentono di far sì che il proprio messaggio sia sempre circondato da tanti altri messaggi. Questo vuol dire che le macchine, incluso il nostro computer, ma anche le altre macchine, non fanno altro che mandare continuamente messaggi, generare traffico, in modo che un attaccante che voglia seguire il mio messaggio si ritrovi costretto a seguirli tutti, perché tutti potenzialmente potrebbero essere il mio messaggio. Quindi l'anonimità si ottiene rendendo la vita difficile all'attaccante. Quindi non sarà mai una proprietà che avremo con assoluta certezza, perché ovviamente se ci sono pochi messaggi è facile seguire il nostro messaggio, ma se ce ne sono tanti, allora la probabilità che l'attaccante sia in grado di scoprire davvero con chi io sto comunicando diventa molto molto bassa. Più messaggi ci sono, più io sono anonimo. Più persone dicono io sono Spartaco, più Spartaco è protetto. Ma alla portata di chi sono questo tipo di strategie per essere anonimo? Allora, fondamentalmente di chiunque, nel senso che questi strumenti sono strumenti accessibili ai quali ci si può registrare e quindi ottenere un servizio. Bisogna anche ricordare che in realtà internet di per sé già fornisce una mole di traffico impressionante, all'interno dei quali è difficile per un attaccante seguire un messaggio. Ovviamente se un attaccante vuole scoprire con chi io sto comunicando,
si concentrerà su di me e guarderà a chi io sto mandando i messaggi. Però se io mando tanti altri messaggi, cosa che io posso fare attraverso degli strumenti che generano appunto questo traffico in eccesso, posso registrarmi presso dei servizi e ottenere un concetto di anonimità. Di solito si pensa che chi deve mettere in atto questo tipo di strategie sia una persona malintenzionata. Potresti farmi un esempio, no, di un caso in cui qualcuno per una necessità, uno scopo non da malintenzionato può aver bisogno di essere anonimo? Certamente. Allora, esempi classici che possiamo fare sono: pensa a una situazione di un regime totalitario dove delle persone all'interno della nazione vogliono comunicare con membri esterni, con dei giornalisti, con dei politici all'esterno, con qualcuno che li possa aiutare. Beh, in questo caso ovviamente chi manda un messaggio di questo tipo avrà bisogno di essere protetto, perché si immagina che il regime totalitario controlli la loro comunicazione. Ed è proprio per questo, ad esempio, che alcuni degli strumenti a cui facevo riferimento sono banditi in alcune regioni, non è possibile del mondo, non è possibile utilizzarli. Un altro esempio più classico, ad esempio, che si può fare è quello di una persona che sta cercando un nuovo lavoro e quindi non vuole che il suo attuale datore di lavoro sappia che si sta offrendo, che si sta proponendo ad altre aziende. Beh, anche in quel caso mandare magari una mail dall'indirizzo personale è la soluzione migliore, ma se quella persona ha bisogno di mandare la mail dal proprio indirizzo lavorativo attuale, beh, un certo livello di anonimità sarà ovviamente utile. Dal momento che si fa un gran parlare della privacy e già dell'esposizione eccessiva dei dati personali, perché non mettiamo sempre in atto questo tipo di strategie per aumentare il nostro grado di anonimità? Beh, perché purtroppo questi strumenti non sono necessariamente alla portata di tutti, non dal punto di vista economico, diciamo, costano poco, ma soprattutto dal punto di vista tecnico. Innanzitutto bisogna capire che per generare una tale mole di traffico è necessario magari avere un computer sempre acceso, sempre in grado di mandare messaggi, e non tutti possono essere in questa situazione. Secondo, è necessario anche capire come impostare questo sistema e come impostare queste soluzioni, cosa che in alcuni casi può essere fornita automaticamente da determinati browser che possiamo utilizzare per accedere alla rete, in altri casi invece richiede un piccolo intervento da parte dell'utente. Proprio per questo è necessario spiegare agli utenti che, ad esempio, modificare il proprio indirizzo di mail non garantisce un livello di anonimità adeguato, perché si rimane sempre anonimi da soli, magari è uno pseudonimo più che un qualcosa che ci rende anonimi, ma gli pseudonimi si possono risolvere e capire chi ci sta dietro. Quindi la domanda da porsi sempre è: ho davvero bisogno di proteggere le mie comunicazioni in questo modo? Se sì, si può intervenire magari chiedendo l'aiuto degli esperti, che però devono spiegare alle persone normali che cosa vuol dire anonimità, che cosa vogliono dire questi sistemi, come si utilizzano. Se no, in molti casi magari non è necessario utilizzare sistemi di questo tipo. Beh, in effetti nel corso di questa conversazione non l'abbiamo definito così precisamente. Che cos'è l'anonimato? E non lasciare tracce? Che cos'è l'anonimato? Allora, esistono diversi tipi di anonimato. Una possibilità, un modo di descrivere l'anonimato è ad esempio quello di dire che se io mando un messaggio, l'attaccante non è in grado di capire a chi questo messaggio è indirizzato. Quindi l'anonimità della mia comunicazione. Quindi l'attaccante non è in grado di osservare che il messaggio che io sto mandando è ad esempio un messaggio indirizzato a te. Questo è un tipo di anonimato. Un altro tipo di anonimato è quello che ha a che fare invece, come dicevi tu giustamente, con la privacy e con l'identità della persona, ovvero chi si nasconde dietro un determinato indirizzo di mail o un determinato pseudonimo. Molto spesso questi pseudonimi non sono difficili da risolvere, ovvero capire chi ci sta dietro. Può ad esempio essere un indirizzo di mail. In altri casi però si può rendere la vita dell'attaccante più difficile in modo che sia complicato capire chi effettivamente sta dietro a quell'indirizzo. Un altro tipo di anonimato è l'anonimato geografico, ovvero da dove questa persona sta effettivamente mandando un messaggio. In questi casi si parla spesso in inglese di location privacy, ovvero della privacy del luogo fisico dove io mi trovo, del luogo dal quale io sto mandando una mail, oppure il luogo al quale
io sto mandando un'email. Esistono diverse forme, diverse soluzioni che possono essere adottate per le diverse forme, di più semplici o più complicate. Luca, è sempre un grande piacere. Grazie di essere stato con noi oggi. Grazie a te, il piacere è tutto mio.